so much pain. Then again, you're not to blame, you're just a human. Buonasera, buonasera a tutti gli amici telespettatori di Tele Umbria Viva, benvenuti alla terza puntata stagionale di La Testa nel Pallone, terza puntata che corrisponde con la terza di campionato. La Ternana ha giocato in casa con il Monza pareggiando 0-0, quindi dopo la prima vittoria, la prima sconfitta è arrivato anche il primo pareggio. Pareggio che personalmente, ma penso a tutti, lascia molta amarezza per come è venuto, vista l'ottima prestazione dei rossoverdi con una traversa clamorosa di Tozzi Borzoi, un miracolo del portiere, un rigore solare negato con relativa espulsione del difensore che ci avrebbe probabilmente consentito di vincere agevolmente, ma tant'è, abbiamo pareggiato. Noi parleremo della partita questa sera, ma in maniera molto veloce, non più di 10 minuti, perché questa sera puntatona, abbiamo ospiti per la prima volta a Tele Umbria Viva il coordinatore dell'area amministrativa della Ternana, Simone Montemari. Buonasera. E il coordinatore dell'area tecnica, Giuliano Pesce. Buonasera. Oltre all'ormai consueta presenza di Gigi Manini, mio compagno storico. Buonasera. Di viaggio, ci avvaliamo anche del supporto del vecchio saggio, direi, Enrico Briotti, direttore di Radio Antenna Musica. Buonasera. Bene, io direi, visto che sicuramente avremo di molte cose di cui parlare, di non perdere ulteriormente tempo, di vedere subito i filmati della partita e di commentarli rapidamente mentre li vediamo, per poi passare a tutta una serie di domande che vogliamo porre ai nostri ospiti. Allora Gigi, direi che io ho fatto questo tipo di introduzione alla partita, mi sembra che la vittoria ci sarebbe stata tutta. Diciamo che io concordo in parte con te, nel senso che secondo me, e contrariamente a quello che hanno detto molti, il rigore non era così solare. Ma dopo abbiamo anche dei replay, sì, lo vediamo bene. Anche, poteva anche starci, però insomma io ho visto a Terni di rigori ben più gravi, ben più clamorosi non dati. La direzione dell'arbitro nel complesso devo dire che non è stata buona, soprattutto secondo me nella gestione dei falli a metà campo, e comunque mi è sembrato usare due pesi e due misure nei confronti degli interventi dei giocatori della Ternana e di quelli del Monza. Sul rigore io per esempio non ero così, cioè per me non era così clamoroso, si poteva dare. Per quanto riguarda la partita, sì, direi la Ternana nel complesso aveva meritato la vittoria, magari più nel secondo io tempo. Più che ottima direi buono anche il Monza. Nel primo tempo forse ha giocato meglio il Monza, una squadra che aveva tra l'altro anche 3 o 4 individualità forse di categoria superiore, finalmente, perché le due squadre che abbiamo visto prima erano due squadre nettamente di categoria. Qui invece ho riconosciuto Beretta, Vicari, il portiere Brio, insomma è una squadra probabilmente che lotterà fino alla fine per i playoff. Mi sembra che, come hai detto tu, la Ternana avesse meritato la vittoria. Io non concordo con chi dice che la meritava ampiamente. Mi è sembrato molto antipatico il commento, come al solito, del tecnico Sonzogni, che a me notoriamente non è simpatico, fra l'altro è stato anche pure maleducato. Comunque, a prescindere da questo, direi invece bene la Ternana nella ripresa, molti rimpianti soprattutto sulla traversa di Tozzi Borzoi che ancora trema, c'è stata anche l'occasione con il salvataggio sulla linea, ma nel primo tempo il Monza forse c'era stato un pizzico superiore. Quindi il tecnico Giorgini, lo chiedo a Enrico, si è giustificato dicendo che magari dopo il 3-0 di Legnano c'era un po' di timore che ha frenato un po' i rossoverdi nel primo tempo, dopo però è comprensibile, i giocatori non è che sono delle macchine, si sa benissimo che tengono molto, lo hanno detto più volte, tengono molto a far bella figura, tengono molto a far vedere il loro valore e l'unità che li contraddistingue, sia nello, almeno da quello che hanno detto, sia nello spogliatoio che in campo. Conseguentemente è possibile che i primi minuti, o perlomeno diciamo il primo tempo, primo tempo sia stato un po' così, però mi conforta di contro il fatto che una squadra che migliora nel secondo tempo, sicuramente è una squadra, visto che è stata tanto criticata per le questioni fisiche, è una squadra che sta invece riprendendosi e che sta sicuramente imboccando una strada giusta, se no non avrebbe senz'altro giocato meglio poi. Ecco, tu hai parlato di questioni fisiche, io chiedo, certo, a Giuliano, che non è il preparatore atletico, però insomma avrà il polso sicuramente della situazione della squadra, ci è parso che ancora qualche giocatore sia lontano dalla forma migliore, mi riferisco in particolare a Bonfiglio e Tozzi Borzoi, che non a caso però vengono da infortuni.
è una sensazione mia o insomma, ci vuoi dire qualcosa di no, ma nel complesso un po' tutti i ragazzi ancora devono esprimere al meglio le loro potenzialità fisiche, e lo è anche una questione logica, insomma, di questo periodo. Tutto sommato non sarebbe neanche positivo, insomma, che si corresse tutti in maniera al 100% di 9 settembre, insomma, quando il campionato poi finisce a maggio. E in più noi abbiamo avuto un ritiro un po' dove ci sono stati vari infortuni che hanno rallentato la preparazione di alcuni singoli, quindi poi nel complesso anche di tutta la squadra. Lo sappiamo e ne siamo consapevoli, però mi sembra che poi tutto questo si sta superando giorno dopo giorno con il lavoro che sta ben facendo il tecnico Giorgini con il preparatore Marcattini. Secondo me, scusa, a Legnano non era stato un gallo d'aiuto, l'avevamo detto anche martedì scorso, a me sembra che la squadra ha preso quel gol, a quel punto il Legnano ha potuto giocare come preferiva, cioè il contropiede, ha i giocatori per giocare in quel modo, cioè, non dico travolto, insomma a quel punto la partita è finita e il Legnano sembrava una squadra mostro. Forse se non fossero andati in vantaggio sarebbe cambiato. Tu dicevi Legnano non c'è stata la reazione. Ecco, più che altro a secondo me di una mezz'ora, ecco, di una prima mezz'ora dove tutto sommato avevamo tenuto noi il pallino del gioco, non... e abbiamo avuto le occasioni e non c'è stata la reazione che sembrava logica, insomma. Non è stato un problema atletico secondo me, ma più che altro un problema di mancata reazione, quella sì, ha deluso i tifosi. È chiaro che una squadra che va a Legnano contro una, non penso che sia fra le squadre migliori del girone, fra le migliori 4-5, prende un gol e non reagisce, non crea quasi nulla, quella è stata la delusione. Molti hanno parlato di problema atletico, secondo me non è stato un problema atletico. No, prego, ma solo un problema di squadra che si è trovata a quel punto a giocare sugli spazi larghi contro avversari molto più brillanti dal punto di vista atletico. A proposito di questo, Pesce, si può dire a cercasi leader in campo? Per la reazione, per quel qualcosa. Sono dei temi che abbiamo toccato la settimana scorsa. Ma no, la squadra comunque ha un capitano ben definito che è Trinchera, però ci sono anche altri giocatori che hanno la loro personalità. Quello che prende in mano la squadra, veramente, al di là del capitano, quello che dà quella differenza sostanziale, quello che ricarica i compagni e che dice via, andiamo, il vero leader. È un gruppo omogeneo, ripeto, Stefano Trinchera comunque, Trinchera ha tutte le caratteristiche per esserlo. Un altro potrebbe essere Bonfiglio, dicevamo? Mario ha una personalità molto forte, poi tecnicamente insomma ha il colpo per poter, l'anno scorso lo ha fatto, lo fece a Gallipoli e fu clamoroso, insomma al secondo tempo decise lui la partita, eravamo sotto di un gol e ci fece vincere la partita, e non fu solo quell'occasione, il calcio di punizione al 95esimo di Avellino con una squadra che aveva vinto il campionato in quel momento praticamente e gliel'abbiamo tolto grazie a un colpo straordinario suo, insomma, però non è solo, ripeto, Bonfiglio, Trinchera ha una grossa personalità, ha esperienza ed è stato eletto dallo spogliatoio leader e capitano, quindi in maniera unanime la società ne ha preso atto ben volentieri, però ci sono molti ragazzi che hanno questa personalità, perché Ginestra, Tozzi Borsoi, Cardona, Del Grosso, Danotti, Bussi e Lolli che io ho avuto a Lanciano e conosco benissimo, Bussi era il vero leader della squadra di Lanciano all'epoca, insomma, quindi sono tutti ragazzi che hanno una buona personalità. Certo ci sono, ma sono tutti che hanno una buona personalità. Nel discorso di questa partita direi ti ritengo un attimo in naftalina perché per quanto riguarda parliamo di altre cose dopo. Direi esperimento difesa 3, passaggio difesa 4 a difesa 3, io direi ha dato segnali positivi. Io non sinceramente non ci avrei creduto, l'ho detto la settimana scorsa e invece devo ricredermi, e questo aumenta la mia stima nel mister, perché ho visto che effettivamente sa mettere in campo bene la squadra e riesce anche a effettuare delle modifiche. Non è un testone, per capire, tra virgolette,
virgolette, per capirci, cioè riesce poi a leggere la partita in modo tale e può tornare sui suoi anche convincimenti momentanei per risistemarla. Secondo me è una... io sono soddisfatto momentaneamente, Dio buono, abbiamo appena cominciato, no? E, per cui via, il giudizio dovrà essere diluito poi tutta la partita. Esattamente. Però, c'è da dire però che gli avversari avevano caratteristiche completamente diverse. Sì, sono tre partite. Quelli di Legnano erano molto veloci, soprattutto i due esterni. Questi del Monza, Beretta e Tarallo, non erano velocissimi, magari bravi in altre, avevano altre caratteristiche. E poi... adesso la difesa a tre può anche andare bene, a parte che secondo me, ripeto quello che dico sempre, gli schemi non ci fanno vincere le partite, ma possono essere uno dei modi per arrivare a vincere. Adesso che si giochi con quattro difensori o con tre, con i due esterni che vengono a dare una mano, alla fine poco cambia. È cambiato che è stato inserito Fedeli, ma soprattutto, come ripeto, forse gli attaccanti del Legnano avevano determinate caratteristiche che potevano mettere in difficoltà i nostri, che ancora non sono brillanti dal punto di vista atletico, e in generale non sono dei brevi linee. Io, pensando a una difesa con due centrali che non mi avevano spaventato per velocità e mobilità, certo, poi una difesa a tre la vedevo con terrore, ecco, devo essere sincero. Poi invece no, questo non è accaduto, anzi. Quindi avremo altre occasioni. Io devo dire un'altra cosa positiva, almeno teoricamente, ma anche in pratica, del mister, che ha un carisma anche nei confronti della società, tale che questo dati trascorsi societari, intendo dire, con gli allenatori, mi fa ben sperare sul fatto. Degli allenatori ne parleremo. No, questo è un solo fatto che possa essere ascoltato in un certo modo e possa avere quindi una voce più importante. Bene, io direi che per quanto riguarda la partita la possiamo anche chiudere qui, anche perché mi pare che siamo tutti più o meno d'accordo su quello che è stato. Io intanto prego la regia di prepararsi. Volevo dire una cosa, che praticamente abbiamo ricevuto una marea di email, telefonate, messaggi, eccetera, eccetera, per porre delle domande ai nostri ospiti. Allora, siccome, vista la mole delle domande e viste anche i contenuti a volte precisissimi, educatissimi, altri un po' meno, abbiamo deciso di fare un esperimento questa sera qui a Umbria Viva e di un po' scimmiottare Bonolis con il suo senso della vita e fare una foto intervista, ossia mandiamo delle foto che ognuna riguarda un argomento e ne discutiamo insieme. Chiaramente i principali interlocutori saranno Giuliano Pesce e Simone Montemari, con licenza per Gigi, Enrico, e me la riservo anche io, di intervenire per avere qualche delucidazione in più. Quindi, se la regia è pronta, io manderei la prima foto e comincerei a parlare. Allora, questi, chi lo riconosce? Vabbè, dai, tanto lo sappiamo. Questo è Zlatko Dedic. Dedic è il giocatore della Cremonese che ci ha segnato quando eravamo in B e ci ha condannato alla retrocessione in G1 senza neanche la possibilità dei play-out. Quindi io vorrei un commento da parte di Simone, in particolare, che mi sa che Giuliano ancora no, non c'era. Te lo posso chiedere da tifoso, chiaramente, su quella stagione sfortunata, direi tu, io dico sciagurata, io da tifoso. Quindi dell'intera stagione, non della singola partita? Beh, della singola partita non fa testa. Va bene, allora quella stagione, ricordiamoci che era partita molto male per la Ternana, perché mi sembra le prime 8-10 partite la Ternana fece a meno di altrettanti titolari per una serie infinita di infortuni, sia in preparazione che con le loro nazionali avevano avuto. Beh, qualcuno quindi era anche però messo un po' da parte, mi sembra di ricordare. Beh, diciamo la rosa di partenza, dove poi la società aveva deciso di puntare. Io parlo, ci fu la presentazione a Liberati, 6 o 7 giocatori arrivarono in stampelle, sembrava la presentazione, non lo so, un lazzaretto. Lazzaretto, quindi lì siamo partiti già con un grosso handicap. Poi siamo riusciti, credo bene, con l'entrata di Fabio Brini, senza nulla togliere a Sala, che secondo me lo considero, oltre a un ottimo professionista, una persona molto seria, ma ha avuto la sfortuna in quel periodo di avere tanti infortunati, Frick,
Fanasca in quel periodo era titolare, Montero, ma ce n'erano tantissimi, Frara a centrocampo che è stato fuori tantissimo tempo, e quindi un po' è stato penalizzato tecnicamente da una serie di casualità che nella storia della Ternana, perlomeno leggendo i giornali, non c'era mai stato uno storico del genere. Poi è successo, sono rientrati questi ragazzi, c'è stata un'inversione netta di tendenza e da lì fino a tutto dicembre, la prima parte di gennaio, la Ternana ha fatto 10 risultati utili consecutivi e dall'ultimo posto siamo arrivati al quintultimo posto, addirittura con 5 punti di vantaggio, mi sembra sull'Avellino o l'Albino Leffe, adesso non ricordo con precisione. Personalmente la retrocessione della Ternana è avvenuta in quel periodo perché qualcuno ha pensato che con questo trend, e comunque una squadra costruita con ambizioni decisamente diverse da quelle che potevano essere una retrocessione diretta o uno spareggio per il quart'ultimo posto, si è illusa che fosse tornato tutto nella normalità e si potevano fare delle operazioni particolari di mercato che poi a tutti gli effetti insomma è diventata devastante per la sua età. Non mi convince quel discorso lì. Scusa, riferito a cosa? Agli infortuni o a... No, faccio infortuni. Delle domande su questa stagione. Veloci, poi dopo, ovviamente te le fa anche lì, ci vorrebbero 2 ore, ma ti chiedo, a proposito della cessione di Menez, tu mi dirai, non sono stato io il protagonista, però è stato un grave errore o no? Questo te lo dico. Perlomeno è stato un grave errore farla in quel momento. No? Te le faccio tutte e tre e poi mi rispondi a tutte e tre. Poi rifareste la scelta di prendere in quel determinato momento, mi pare fosse febbraio adesso, l'allenatore caso, dopo che Brini andò via. E la terza vorrei chiederti, e te lo vogliono chiedere secondo me anche molti sportivi, perché nelle ultime 3 partite, diciamo 2 perché poi la terza non contava più, fu escluso il portiere titolare, che era secondo me uno dei giocatori più importanti di quella squadra. Allora rispondo alla tua prima, il discorso di Menez si sposa perfettamente col discorso che ho detto. Dopo questi primi 10 risultati consecutivi che abbiamo avuto nell'ultima fase del girone di andata, appunto si è pensato di fare delle operazioni di mercato che alla fine poi sono state negative per... Sì. Chi ha pensato? Chi decide nella sua vita, che non è... Ecco. Sui Menez ci sono delle decisioni ben precise che riguardano... I Menez in particolare ne parliamo ma dopo. La società, scusate, bisogna uscire un attimo da questo... Aspetta, fammi finire... Poi sto zitto, perché mi viene spontaneo, ma la società che è? È una persona, cioè che me la presentano, buongiorno, arrivo, sono la società. La società è composta... La società, chi è?